treno diretto ad alta velocità che collega Londra ad Amsterdam, un sogno. Due delle capitali europee più visitate in sole 4 ore. A breve non sarà più un sogno, appunto, grazie al nuovo progetto della compagnia Eurostar che renderà operativa la tratta già nel 2017. Sigla! Grande dunque progetto per Eurostar, il servizio ferroviario che dal 2007 collega già attraverso il tunnel della Manica Londra, Parigi e Bruxelles. Una vera rivoluzione nel settore del trasporto su rotaia, insomma. Migliaia di turisti e di viaggiatori potrebbero trasferirsi da una città all'altra in pochissime ore senza nessun cambio intermedio. Il tempo stimato per il viaggio sarà di 3 ore e 50 minuti circa. A causa dei controlli alle frontiere, i tempi si allungheranno fino a 4 ore e 9 minuti nei giorni feriali, a 4 ore e mezza nel weekend, con una sola sosta di sicurezza nel mezzo. Eurostar ha annunciato che saranno previste due corse giornaliere. Partenza ed arrivo avverranno alla stazione centrale di Amsterdam e St. Pancras International di Londra, con possibili soste all'aeroporto di Schiphol, a Rotterdam e Bruxelles. Riguardo gli orari, Eurostar non ha dato ancora notizie ufficiali a causa di variazioni dettate da operatori ferroviari di Francia e Belgio. Indicativamente, i treni dovrebbero partire da Amsterdam alle ore 07.48 e 16.48 ed arrivare a Londra alle 10.57 e alle 19.57. Comodo, no? Ma a che prezzo? Il prezzo del biglietto è ancora un mistero. Eurostar non ha ancora comunicato quanto costerà viaggiare su questo nuovo treno ad alta velocità. Considerando però l'elevata qualità del servizio, non è difficile immaginare un'altrettanta elevata spesa. Basti pensare, per esempio, che viaggiare sul treno che va da Londra a Parigi in 2 ore bisogna spendere ben 166 euro. Già verso la fine dell'anno, quindi, grazie ad Eurostar, sarà possibile coprire la tratta Londra-Amsterdam in un battibaleno. I viaggiatori interessati ad usufruire del servizio dovranno però essere disponibili ad alleggerire non di poco i loro portafogli. Ah, beati chi ce li ha! Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure se lo stai guardando da Facebook, mi raccomando, metti mi piace sulla fanpage e ricorda di cliccare il tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!